Eccoci per il secondo incontro a Genova che ci presenta John Trusky. E questo è la peso cruiser, ok? Con contro speciale. L'ultimo dragone, ultimo dragon, eccolo qua, inquadrato. Ragazzo, è una leggenda, ok? È un giapponese, però vive in Messico, dove c'è una grande cultura del wrestling, da almeno 20 anni. Conduce anche una scuola lì in Messico, che è anche molto importante, la sua promotion, il Dragon Gate, l'ultimo dragon. È inventato una mossa, molto, che la vedremo certamente oggi. Anche un ragazzo ha lo stesso armamento di lui. La Asai Moonsault, un salto straordinario, una mossa atletica che oggi viene usata da tanti wrestlers. E questo è lui, ultimo dragone, ultimo dragon. E contro di lui, dallo stato di Washington, Jack Evans, dallo stato di Washington, però adesso abita in Canada e viene ovviamente con lo skateboard. È uno dei più giovani, più promettenti di questa divisione. Oh, guarda il mossa atletica che fa! Ovviamente è molto elastico, molto atletico. Ha le tecniche veramente straordinarie, ok? Jack Evans. Guarda questo che fa un po' di break dancing. E non male, eh? Questo vi dice cosa stiamo per vedere. Riccardo Blow, sempre il nostro grande arbitro. Jack Evans. Eccolo qua. Ma vedremo diversamente forse dal primo incontro due più leggeri di peso, ok, attorno ai 75 kg. Questo è cruiserweight, il peso sotto quello dei pesi massimi, ok, e quindi sono più veloci, più agili, più tecnici, più atletici, più di tutto, più veramente spettacolari, possiamo dire qui. Ultimo Dragon. Well, qui Jack Evans che conosce bene Ultimo Dragon perché nella federazione dell'Ultimo Dragon, che è, come detto, il Dragon Gate, è l'unico americano, questo ragazzo qui, Jack Evans, che fa parte di questa federazione organizzata proprio da Ultimo Dragon. Quindi Ultimo Dragon è anche un manager, anche un impresario, ha tutta la sua propria federazione, Dragon Gate, proprio la porta del dragone, se li devo tradurre qui. Grandissimo talento, una leggenda nel Messico, Ultimo Dragon. Però qui ha messo in grave difficoltà Jack Evans. Saranno pure della stessa federazione, ma qui non sono colleghi, sono veramente avversari in questo incontro a Genova. Riccardo Blow, nostro arbitro, dice: ehi, vuoi cedere Jack Evans per dolore o no? Jack Evans dice: assolutamente no. Ultimo Dragon strizza il braccio. Jack Evans però cerca di reagire, occhio al mosso, guarda queste mosse atletiche qui, sembrano della ginnastica artistica addirittura quando fanno queste cose della divisione cruiserweight, ok? Sono veramente bravi in questo. Il Dragon eroe, quando Jack Evans era piccolo, chi era il suo eroe? Ultimo Dragon, ok? E quindi si trova a lottare contro il suo idolo in questo incontro, Jack Evans. No, cos'è questa storia qua? Vuole far cedere, ma è con una mossa atletica, con un salto, con le due gambe. Ultimo Dragon riesce a uscire. Jack Evans va in angolo, parla con il pubblico, che forse si identifica con lui, tanti giovani del pubblico vedono lui un ragazzo di moda giovanile, eccetera, però Ultimo Dragon è Ultimo Dragon. Le leggende sono le leggende, ok? Non si scappa. La matematica non è un'opinione e neanche le leggende, ok? Oh, qui, oh, però rovescia tutto con questo aeroplano, se posso inventare un termine per questa mossa qui, dell'Ultimo Dragon, che sbatte per terra. E questa si chiama la forbice, quando lo prende con le due gambe attorno alla testa, della testa, head scissors in americano, forbice della testa. Oh, qui un lancio non riuscito. Doppio calcio, non riuscito neanche lì, neanche questo è riuscito. Sono troppo agili e sanno anche giocare in difesa. Jack Evans prende un doppio colpo al petto. Arbitro sempre Riccardo Blow. Un lancio accompagnato, un body slam schiacciato. Vediamo la mossa alla rovescia. Cosa fa Ultimo Dragon qui? Un po' di aeroplano e poi una spacca schiena.
e dice: avete visto, amici sportivi, questa là proprio la torture rack, dove torturavano ai vecchi tempi anche le persone, e qui una presa delle due gambe, e qui veramente anche qui tipo torture rack per spezzare la schiena dell'avversario, e prende anche la testa per tirarlo ancora più indietro. La schiena subisce tanto, se non hai i muscoli alla schiena, ragazzi, non riesce a resistere contro questa mossa dell'Ultimo Dragon. Grande pubblico qui a Genova questa sera, Ultimo Dragon e Jack Evans a dar spettacolo con loro mosse atletiche. Però Ultimo Dragon qui, preso in mano la situazione, Riccardo Blow dice: caro Dragon, sarai pure una leggenda, ma le mosse così, le botte così non le puoi dare. Sbattuto in angolo con una frusta, calcio alla schiena di Jack Evans, un altro calcio, due calci, doppio calcio alla schiena e al sedere, proprio lo stomp, che vuol dire quando fanno questo su i gang su marciapiedi, stomp, dove quando calciano proprio l'avversario, il nemico, stomp him, ok? Stomparlo, se posso inventare, coniare un verbo che non esiste, e quello, una rovesciata tipo suplex. Qui, Jack Evans. Oh, guarda questo qui! Salto mortale all'indietro! Proprio contro, però contro di due non vale, deve fare tre. E qui, Ultimo Dragon ha bello da dire. Questo era reverse, cioè salto mortale, ok, somersault, salto all'indietro, alla rovescia, fatto molto, ma molto bene. Jack Evans è un atleta, guarda il fisico asciutto che ha. E quando uno ha questo tipo di fisico è tutto nervo, tutti i muscoli, tutto... Oh! Lo aspetta! Dragon! Con un doppio calcio proprio nella pancia, nell'addome proprio qui. E le mette in grave difficoltà. E doppio conteggio perché tutti e due sono al tappeto. 4 arrivato il conto. E Dragon flying kick, il calcio volante del dragone, ha messo proprio in difficoltà Jack Evans, ma anche l'Ultimo Dragon non sta tanto bene lui, ok? Perché nel farlo si è fatto un po' male, quindi anche c'è la fatica qui, anche favorisce il ginocchio sinistro, che mi sembra anche leggermente messo male, un po' zoppicante, però si appoggia bene, forse c'è un po' di attore qui. Ultimo Dragon, grande veterano di 20 anni, calcio alla rovescia. Reverse flying kick ancora, un bel da dire al pubblico, notatemi, guarda l'armamento che ha lui, anche il casco, maschera che ha lui, bellissimi costumi. Boh, braccio teso, clothesline, ok, bellissimo, e Jack Evans in difficoltà, 1, 2, 2.5, Dragon arrabbiato, ok, con Riccardo Blow, ma Riccardo Blow ha ragione, deve toccare il tappeto per la terza volta la mano, no, e questo di Jack è stato un inside kick, un calcio all'interno, al dentro, ok, Jack ne ha 1000, ok, ci sono 100.000, qui una, ancora un somersault, forse in avanti questa volta qui, 2, 2, 2, 2, Riccardo Blow e Jack Evans ha perso anche il casco che aveva addosso lui. Ora spera la rovesciata, lo lancia, e qui Dragon in difficoltà, ma anche Jack Evans, proprio, e esce fuori ring, ha sbagliato la misura completamente, e Jack è senza scarpe qui, notate, Jack senza scarpe, 1, 2, Dragon, Ultimo Dragon esce con grande bravura, perché non ha il peso di un Charlie Haas o un altro, okay, o ECMO, non ha il peso, la forza muscolare, è tutta una questione di tecnica, di nervi quando tu esci così. Suplex, ok, al rovescio qui, accompagnato Jack Evans in un momento molto favorevole qua, può anche chiudere il contro, un salto dalla corda qui, è una suplex, era un po', però malissimo andato,
era un suplex un po' modificato, se possiamo dire questo qui. Modified suplex, calcio in sedere, calcio nella pancia, calcio in petto. Wow! Dragon dice, chi sono io? Ultimo Dragon. Adesso, guarda il pubblico, sinistra e destra. Voglio sentirvi, voglio sentirvi. Il pubblico si fa sentire e hey, vivono di questo, ok? Sono grandi protagonisti del ring. Vuole l'applauso, vuole il gasamento, vuole adrenalina dal pubblico. E ce l'ha! Wow, però bravo! Bravissimo! Sia Jack Evans. E 1, 2, 3. Grande 1, 2, 3. Ultimo Dragon vince questo incontro. Vincitore dell'incontro. The winner of this match, the Ultimo Dragon! Ultimo Dragon con un reverse neck breaker. Alla rovescia, spezzacollo. Grandissimo Ultimo Dragon dal Giappone. Grande campione. Un mito, una leggenda, e tutto il pubblico. Quanti ragazzi hanno il suo casco, il suo armamento?